Abbiamo fatto tutto. Ok. Anche martedì no. Leggo. Pam 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 pam. Allora, che mal di gola. Troppo, mi fa troppo male, porca miseria. Ok. Ah, scusate, che ci fosse qualcuno, salve. Salve, salve.
che aspetto che arrivi qualcuno, intanto io leggo, eh. Ah, mi hanno attaccato in un posto, mannaggia. Vabbè, dopo vado da mobile. Leggo qua prima. Aia. Sento un po'. È tutto. Aspetta, eh. Ciao Riku, iniziamo prima, sì, perché tanto sono qui a casa che non sto bene, e quindi sì, iniziamo prima. Tanto io leggo, tanto che magari è arrivato, volete chiedermi robe, io leggo Zagor, questo. Liberty Sam, che è il 419. Tanto leggo, eh. Tanto lo devo giusto finire, ne approfittavo per vedere se arrivava qualcuno. È stato prima perché appunto non sto bene, insomma faccio la live appunto da mobile, l'ho scritto anche su Facebook, proprio perché oggi proprio non sto bene, cioè già ieri dopo la live ho iniziato il mal di gola e adesso sto molto 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 peggio. Grazie Riku. Infatti oggi non sto proprio bene, infatti non uscirò né per controllare le robe né niente, proprio perché non riesco, non sono fisicamente in grado per farlo. Sento proprio di me. Ieri ho fatto pure la doppia live e quindi. Oggi sto qui. La mobile. E niente. Come va te? Come va? I comandi dovrebbero penso andare comunque, perché c'ho il bot attivo, quindi boh. Il bot dovrebbe essere teoricamente attivo, penso vadano. Beh, momentaneamente non andrò dal dottore, quindi mal d'auto in arrivo. Ah, soffri l'auto? Mannaggia. No, io non soffro nessun tipo di mezzo, ho abbastanza paura dell'aereo, ma mi è passato. Sì, beh, sì, ma penso ti passi. Ti passi con l'età. Un discorso da anziani, però è vero.
perché io avevo paura dell'euro da piccolo, poi bene o male mi è passata. Non so. Ma qua c'ho ancora il taglio. Figa. Mi è rimasta ancora la cicatrice della vita qui. Mi ero aperto la testa qua. No, non è vero. Semplicemente ho sbattuto la testa in uno spigolo della scarpiera e mi sono aperto qui. Quindi mi sta rimanendo. Non è un manga, è un fumetto italiano. Non conosci Zagor? Male, male, male. Questo è proprio un fumetto italiano, uno dei più classici di tutti, ovvero Zagor, Zagor Teenage, ed è un fumetto italiano. Spero che vadano i comandi, eh. Io non li sento perché sono ovviamente da mobile, ma il bot è attivo. Quindi spero vadano. Questo è il nostro fumetto italiano, che appunto ho qualche numero da leggere, qualche storia, ed è un personaggio... No, non sembra funzionare, allora vanno forse solo quelli testuali. Può essere. Perché il bot comunque è attivo. Forse però. Perché sono da mobile non va. Non va. Non lo so. Vabbè. Parla di cosa? Non parla niente nello specifico. E parla di tutto. Nel senso che è un personaggio, appunto, Zagor. Questo qui in copertina. Lui. Lui è Zagor. Ed è stato creato negli anni 50 in Italia. Ad oggi i suoi fumetti contano quasi più di 600 numeri abbondanti, tipo 660, se non mi ricordo bene, e vive varie storie, cioè ci sono storie che possono durare due o tre numeri e quindi si va avanti. Sembra quella di Batman, no, è il simbolo della scura, questa qui è simbolo, una specie di aquila rovesciata. Perché lui viene chiamato Zagor Teenage dalle tribù indiane. E questo qui è Liberty Sam, appunto, che è la storia che lui incontra dopo tipo 400 numeri e lo deve liberare. E si conclude nel numero dopo, perché ce l'ho. Ovviamente sono storie da 2-3 numeri. I fumetti italiani sono fatti meno male così. Sono eroi bonegliani che sono eroi buoni, che aiutano sempre le persone e affrontano varie avventure di volta in volta. Possono essere anche legati... Cioè, puoi leggere tipo l'ultimo numero come puoi leggere il primo, non si collegano mai del tutto, cioè sono molto disparate le storie. È divertente perché comunque Zagor presenta un genere fanta western, c'è magia, c'è fantascienza, è ambientato bene o male come storicità nel periodo del western, quindi tipo della fine 1800-1900, insomma ci sono molte molte mescolanze di genere in Zagor, è molto divertente per quello, perché comunque... Lui, infatti, per questo qui è il suo simbolo, che è lo spirito della scura, viene chiamato, che viene considerato da molti, è il re di Darkwood, che è la sua terra natia, dove fa ritorno a casa, ed è praticamente una specie di eroe leggendario che, bene o male, tutti conoscono per le avventure che appunto compie, per spesso e volentieri criminali, scienziati pazzi, maghi e quant'altro. Perché ieri, appunto... C'era una mamma che non stava tanto bene, poi con gli sbalzi di tempo mi sono preso prima il mal di gola perché ce l'aveva principalmente lei e adesso mi si sta un po' chiudendo il naso di qua e quindi non sto proprio tanto bene fisicamente. È successo abbastanza all'improvviso e poi io sono abbastanza fragile per queste robe, se cambia il tempo, qualcuno ha queste cose qui in casa, lo prendo in fretta e mi brucia la gola come non mai. Riesco a parlare perché non mi fa male, ma faccio fatica a mangiare, ho mangiato poco e nulla oggi a pranzo. Mi sono bevuto giusto un intè diffuso alla frutta, ma non riesco proprio neanche... faccio fatica proprio a deglutire, mi fa proprio male tutta la gola. Mi brucia tantissimo. Ancora sono ti furto, che palle. Mamma mia. Avevo questo problema con il mal di gola, mi era passato, non ricordo come, con le medicine. Mi ci vuole solo un po' di tempo e non devo prendere aria dall'esterno, anche se magari fuori fa caldo, se io esco...
mi ammalo perché sono appunto abbastanza facile a prendermi questi tipi di robe. Sono sempre stato abbastanza cagionevole di salute, quando cambia il tempo muoio e risorgo poi dopo una settimana. Quindi mo vediamo. Boh, hanno detto che domani c'era la tizia, quella per andare al lavoro e boh, non lo so. Proprio a mangiare, ma la prima riusciva a mangiare la zuppa. Infatti ho mangiato un po' di pane. Non è che abbia mangiato molto. Il problema è che però mi viene fame. Il problema è che non riesco a deglutire. Faccio fatica anche a bere l'acqua. Ci vuole un po' di tempo, solo che mi fa male tutto qui. Mi brucia proprio, quindi vabbè. Così è finito, eh? Passerà, penso. Il problema è che non va bene che sto una settimana a casa a non fare un cacchio, ora che mi serve il lavoro e tutto. No, non è quello il massimo, soprattutto, vabbè, per lo streaming ci proverò, magari stasera farò qualcosa col microfono. Farò qualcosa dal PC stasera, vediamo. Però la live la faccio comunque così al pomeriggio, cioè a me sta bene. Non so, se vuoi cambia qualcosa mi metto al computer al massimo. Mi era passato così, poi forse avevo preso un tè alla menta col limone. Sì, ma anch'io l'ho preso. Mi ci vuole solo un po' di tempo. Perché purtroppo c'era un po' di virus in casa. Quindi mi è arrivato abbastanza in fretta. Proprio quando avevo finito la live di ieri al pomeriggio, mi sono ammalato. Cioè, mi è venuto a far male la gola proprio dopo la fine della live. Che l'ho fatta anche durare abbastanza, quasi 3 ore. E dopo da lì ho iniziato proprio a soffrirne subito. Ed è solo andata peggiorando. Una storia che non è che sia granché, però vabbè, cioè ci sta. Bisogna leggerli tutti questi personaggi. Vabbè. Tanto il numero dopo ce l'ho, ma me lo leggo la prossima volta, mica me lo leggo adesso in live. È che questo lo stavo finendo nel frattempo che arrivasse qualcuno per la live di oggi, perché comunque questa è la live del pomeriggio come al solito, quindi infatti c'ho qui il... Manga Rock mi piace assai, conosci altri manga da consigliarmi? A voglia. A voglia. Scaricati, cioè scaricati, perché puoi anche scaricarli in realtà se c'è gli slot. Cercati Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, che è quello sul pugilato. E questi qua sono ovviamente inediti, non sono pubblicati in Italia. Poi ovviamente se ti vuoi leggere perché tu hai guardato gli anime, vari Sphere of the End, Black Clover, comunque qua, leggeteli lì. Sul pugilato, box. È molto bello, è uno dei più classici. C'è quello, c'è puoi leggere Fuka, che è sulla musica, ed è molto bello anche quello. Come Megalobox. Megalobox è fantascientifico però. Megalobox è ispirato al film Real Steel, quello dove c'è Hugh Jackman. Questo qui è box vera del periodo anni 90, perché è stato scritto alla fine degli anni 80, inizio 90, e quindi tuttora continua ed è un manga proprio sulla box. Cioè, proprio ti parla della box in maniera completa e molto. È uno sportivo. È divertente, a me piace. Adesso sono un attimo il computer per controllare. Due robe qua, delle notifiche. E vabbè. Ah, non posso mettere mi piace da qua. Ma che palle! Figa, si fa cagare Instagram da fisso. Non da mobile. Madò, non mi piace proprio per niente. Guarda che devo controllare anche dove mi ha taggato coso. Mi ha taggato in una roba figa. Infatti su Ghost in the Shell, che tra l'altro ieri ho portato un pochino avanti. Adesso mi è venuta voglia di leggermi Zagor. Chi è questo qui? Oh, non lo conosco io questo signore. Adesso mi piace la mia pagina del canale su Facebook. Va bene, meglio così. Però sta venendo in live quel signorino. Diamogli value. Poi,
Sai, se mica creano una seconda stagione di No Game No Life, è tipo se l'hai letto così cazzeggia. No, perché probabilmente No Game No Life mi sa che è pubblicato in Italia e quindi no. Non lo so. No Game No Life non l'ho seguito, so semplicemente di cosa parla perché è appunto basato sui giochi, quindi viene informato sugli anime, sui brand di quel tipo, infatti c'è appunto uno che mi piace molto che è Logorizon, che però è solo anime, cioè il manga. Poi, boh, altri manga che ti puoi cercare, ce ne sono tanti. Cioè, puoi cercarti, non so, Fire Force, Black Clover, Seraph of the End, Toriko. Se non te li vuoi comprare tutti questi qua, leggiteli da lì e sei a posto. Tanto non sei una persona che magari vuole spendere, te li prendi, cioè, te li leggi, no. Il fumetto di Ghost in the Shell disegnato da non so chi sia. Lorenzo Ceccotti. Ah, quello che ha fatto Monolith. Posso guardarmi il manga o aspettare la seconda stagione? Sempre prima il manga. Perché al 90% il manga è l'opera originale. Al 90%, quindi vuol dire tutto e vuol dire niente. Perché capita che alcuni anime abbiano fatto la trasposizione manga. Adesso non mi viene in mente, c'era un anime di cui avevamo fatto la trasposizione manga. Ah, Wolf's Rain. Mi pare proprio Wolf's Rain abbiano fatto l'anime perché l'ho letto e non mi è piaciuto granché il manga, infatti. L'anime non l'ho visto, ma avendomi preso il manga perché c'era, perché l'hanno fatto in volume completo, è nato prima l'anime e hanno detto tutti che il manga fa abbastanza cagare e che il finale sia completamente differente dal manga. Quindi boh. Adesso mi risposto di là, eh. Eh sì, è Kirby. Eh sì. Devi far vedere anche la cover del cellulare che è quella dei Guns. Eh sì, Kirby è sempre qui. Kirby mi metto di buon umore averlo come sfondo perché è luminoso, quindi di notte va bene perché appunto è chiaro. La tendente al chiaro, quindi è buono di notte per fare anche luce nella stanza. E poi vabbè, è colorato e Kirby ci osserva, ma Kirby mi può entrare ovunque, non è quello il problema. Mi mette di buon umore sempre, quindi va bene. Mamma mia. A me buio non mi piace molto la luce. No, io lo faccio perché rimanendo magari tanto tardi a leggere mi serve avere quella parte illuminata della stanza. Perché sennò se devo andare poi di fuori verso di là è un casino. Posso inciampare nei cavi, tirarmi giù le cuffie e fare casino. Quindi devo avere sempre una luce. Fino a che proprio non decido di dormire. Finché non decido di dormire, una luce in camera deve esserci perché devo passare di qua davanti al computer per poter uscire dalla stanza. Quindi rischio di far cadere qualcosa. Qualche volta appunto mi sono tirato giù le cuffie del PC perché appunto il cavo è per terra, quindi. E niente di che. Non ho penso altro da controllare. Va bene, io direi che ci possiamo spostare di là e spero che arrivi qualcun altro perché comunque la live è questa, quella di oggi, quindi certo magari sono in anticipo sull'orario, questo è verissimo, però è perché tanto no, non faccio nient'altro, quindi spero che comunque la gente arrivi per chiacchierare un po' perché comunque la live è questa e mi dispiacerebbe fare un po' fiasco perché appunto non sto tanto bene, giocare non me la sento molto, cioè preferisco stare appunto fuori dal computer e fare altro. Che mi fa male anche un pochino la testa. Bevo un po'. Mamma mia, brucia. È fresca, ma brucia. No, non ho guardato niente. Riku, come faccio a guardare roba se non ho il tempo materiale per farlo? Non ho il tempo.
Le volte che sto al computer sono le volte che sto in streaming, sono quando sono sveglio la mattina. Quando sono sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è cercare di lavorare sempre i progetti di YouTube. E niente, gli anime non ho proprio tempo, non sto guardando né serie TV né anime, nulla. Perché proprio non mi viene molto lo stimolo, sinceramente non ho tantissima voglia. E in più proprio non ho un po' il tempo, perché la volta che magari sono al computer ci riesco a stare. Poi finché vedo che mi stufo, prendo, mi tolgo e allora vado a leggere, perché ho sempre tanta roba da leggere, preferisco usare più il tempo per la lettura che per guardare roba. Perché poi le volte che magari sto al computer cerco di fare l'utile e il dilettevole insieme, quindi di lavorare di più alle robe per YouTube, perché avendo più robe preparate per YouTube so che video fare, so come girarli e quindi ad andare avanti. Se mi fermo da quella roba lì e guardo solo, uso un po' di tempo. Due cose in una, ovvio, quello è sempre utile, ma allo stesso tempo è anche perché ho tante robe. E appunto, tante di quelle robe lì poi le dovrei portare ad Aires, devo comunque spostarle per poi portarle nell'ufficio e quant'altro. Quindi, ora magari guardare gli anime. Avevo preso a guardare qualcosina, sinceramente, mi ero fatto una seratina in cui ho guardato tre anime. Ho guardato l'episodio 1 di tre serie che mi erano anche garbate. Una no, perché mi ha annoiato da morire. L'altra, gli altri due invece erano divertenti. Sicuramente andrò avanti e probabilmente ne parlerò in qualche video. Cioè, nel senso, farò la rubrica di 5 anime, chiamato 5 anime per voi, e esporrò 5 anime partendo dal 2017. Poi magari qualche volta parlerò degli anime della stagione del 2018, eccetera, eccetera. Però lì deve essere lo stimolo per poter fare anche i video. In questo momento non ce l'ho per quella roba lì perché ho già robe da scrivere su altre idee che ho già, quindi magari esporre determinate storie a fumetti, determinati giochi che ho giocato e quant'altro. Quindi per ora le cose su cui mi si concentra per i video YouTube sono altre. E poi cerco appunto di leggere, quindi avendo sempre robe. Infatti ho finito l'altro giorno giusto la serie di Naoki Urasawa Pluto, e quindi sono contento perché ho finito un'altra serie manga. Dopo che avevo letto precedentemente Osama Game e avevo letto Wolf's Rain. Domanda nerd di videogiochi. Gioco preferito? Probabilmente ho già risposto questa domanda a te o a qualche altro follower. Sono contento della domanda, però purtroppo non ho un gioco preferito. Posso magari dirti quei giochi che ho apprezzato in base alle console. Quello magari te lo posso dire, se vuoi ti espongo qualche gioco che mi è particolarmente a cuore per le varie console, però gioco preferito in assoluto non esiste, come né libro, né fumetto, né manga, né altro, perché secondo me è troppo difficile in base ai generi, perché ci sono troppi generi diversi, troppi gameplay, troppe storie, quindi non dirne uno su Telegram. Allora, sulla Play 4 il mio gioco preferito per ora è rimasto Batman Arkham Knight perché è Batman e ancora non ho messo mano sui vari titoli come Horizon Zero Dawn, non ho giocato per bene tutto Bloodborne, praticamente non l'ho toccato, poi vabbè, sì, c'è The Last of Us, ma The Last of Us lo considero per PS3 con Red Dead Redemption, poi c'è anche GTA per PS4, GTA 5. E quello in realtà lo gioco più per PS4 che per PS3 perché è ovviamente una versione modificata più potente, che con la Pro gira meglio, c'è più online e tutto. E no, perché mi mancano molti giochi, perché c'è anche God of War che non ho giocato, non ho giocato a robe nuove. Fallout è mai giocato, ho giocato principalmente al 3 e a New Vegas, e sono titoli molto buoni da un punto di vista di storia, perché mi ci fanno incollare tanto e cerco di fare io le veci del mio personaggio, dialogando con chi mi fa le domande nel gioco, no? Tipo chiedi una roba, io faccio finta di cioè dialogo col personaggio. No, mi piace Fallout. Non ho giocato al 4 però ho giocato principalmente al 3 e a New Vegas, mi piacciono. Come FPS li trovo terribili, ma vabbè, è Bethesda, quindi ci sta. La Bethesda purtroppo non sa fare i gameplay, basta vedere anche Skyrim. È un fantasy GDR che è sopravvalutato, almeno secondo i miei gusti, e per il fatto che a livello tecnico il gameplay è terribile, cioè chiedo aumento o andiamo. Cioè, sto lì e dico, vediamo un po' se mi può raccontare questa storia. Lui parla, allora io ascolto e dico, allora mi faccio le mie ipotesi. Mi piace interagire in quel modo in Fallout, perché secondo me quella la grande forza di Fallout, comunque della Bethesda, è quello di fare in modo che il tuo personaggio sia te stesso, cioè anche in Skyrim, tu
percorri una via nel mondo di gioco, ed è quella la bellezza della Bethesda, il fatto di crearti un personaggio da zero, fartelo come vuoi tu, giocarlo come vuoi tu e fare quello che vuoi. La bellezza è quello, però a livello tecnico fa cacare. Non piace tanto, non so perché, ma mi annoia più di Fallout 4. Ma, ripeto, lì sono gusti per il tema. Se a uno piace il fantasy, Skyrim se lo gioca tutto. Ovviamente era più bello di giocarlo 6 anni fa quando è uscito. Adesso purtroppo no, perché con quello che magari puoi giocare a mano, il gameplay è legnoso e tecnicamente terribile come action GDR. Idem Fallout. Fallout non è un bel FPS, è bella la storia che ruota attorno e cosa puoi fare nel gioco. Quello sì. Ci incentra più la storia. Diciamo che lo sto. È il modus operandi della Bethesda. Guarda, te la metto così: una che riesce a combinare le due robe e ha fatto una saga potentissima, sia da un punto di vista di gameplay, quindi del fatto che non è FPS ottimo, e una storia ancora più bella, forse una delle migliori storie dei videogiochi, è la 2K. La 2K ha fatto la saga di Bioshock 1, 2, Infinite. E porca miseria, Bioshock è una saga completa, con una storia bellissima e un gameplay altrettanto ottimo. È riuscito a unire le cose che magari faceva la Bethesda, facendola evolvere con un gameplay innovativo, con i plasmidi, potere e quant'altro, quindi intrattenitivo e interessante per il videogiocatore, e una storia piena di lore, piena di robe da fare, da scoprire. Quella è la bellezza, secondo me, la 2K, che comunque rimane una delle software house più incredibili. Mi è piaciuto anche Dishonored, per dire, da questo punto di vista, che comunque è abbastanza anche open world, comunque puoi fare delle cose secondarie, tipo potenziare il personaggio, eccetera, e puoi giocarlo bene. Sì, se ti incentri sulle missioni secondarie avanti con il gioco, o lo esplori velocemente, tra molte virgolette, è una mappa immensa. Però sì, però il problema è che capisci anche che può essere anche un po' deleterio per chi arriva a giocare a Fallout, e io stesso mi sono annoiato in alcuni punti, in molti punti, di camminare per arrivare a una quest per 5 minuti interi della mia vita, non di gioco, ma mia. Capisci che un po' ti rompe co i coglioni quella roba lì, cioè ti annoia anche parecchio, c'è da dire. È quello che non va tanto bene, perché comunque cammini veramente per tanto tempo e non fai nulla, perché cammini e basta, anche in Skyrim. Però, vabbè, è l'esplorazione, perché comunque se nel nulla non c'è musica di sottofondo, ma ci sono solo i suoni ambientali, il vento, e tu ti giri e dici, cazzo, mi attacca magari un mostro o cose così. Poi non capita, però è bella l'atmosfera. Diciamo che la Bethesda è bella per creare il mood della storia, l'atmosfera, ma male i gameplay, quindi lasciando stare i bug, proprio l'FPS e il GDR non lo sanno fare. Eh beh, buono, ma è anche quello la cosa da fare quando ti senti di farle nel gioco. Cioè, io tipo faccio magari una quest primaria, poi quando magari arrivo nella città vedo che ci sono i punti dove potrei chiedere delle quest, io le chiedo tutte, poi che siano secondarie o primarie non mi interessa, vedo quella che mi piace di per il momento, tipo vai in quella città che non conosciamo, quindi a camminare, allora faccio quella perché mi sblocco un punto in più con il viaggio rapido, quindi prendo, cammino, 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 arrivo lì, magari è una zona contaminata? Ci sono i nemici? Boom, allora si fanno fuori e poi torni col viaggio rapido. Quindi diciamo che un po' anche state come giocatore interpretare quello che hai davanti, quindi non fare tutto magari una cosa o tutto un'altra. Io ho fatto sempre metà-metà distinto. Perché secondo me la bellezza è quello. Eh sì, eh sì. Però è anche quella la bellezza del gioco. Ma anche in Skyrim, cioè, tipo, magari arrivi in una città nuova, parli con più abitanti possibili di quelli che magari ti possono dire delle vere cose di dialogo, quindi non quelli che parlano a random, e ti dicono vai lì perché magari c'è un lavoro. Allora tu vai lì, parli con magari il fambro ti chiede una roba e la vai a fare. Cioè, io faccio bene o male così, mi piace esplorare, ma mi piace dare importanza agli NPC del gioco e quindi far vivere la città, quindi di poterci parlare, di poter fare le queste secondarie, ma unita alla prima, quindi non è che vado solo nelle queste secondarie, giro tutta la mappa, però non scopro niente della storia primaria, cerco di fare un po' e un po'. Ciao Cockid, come va? Stiamo parlando un po' di, in questo caso, della Bethesda, c'è da dire, perché Riku comunque mi ha fatto una domanda abbastanza. Partendo prima dal bug, è partito poi una domanda specifica, perché prima mi ha chiesto gioco preferito, ma avendogli già risposto più volte e avendo detto non ho un gioco preferito, ma preferisco
per le varie console sì, mi ha chiesto appunto che cosa ne pensassi di Fallout, abbiamo parlato di... stiamo parlando di quello. La Bethesda per me sono le mod gratis per la Play. Ecco, no, quello secondo me è sbagliato. Nessun gioco ha le mod per la Play, penso. In realtà c'è tutto per Minecraft, ma non è quello. Se ci basiamo sul fatto che la Bethesda va avanti per le mod, vuol dire che non ha creato un bel gioco, Riku. Vuol dire che ha fallito nella sua creazione di un videogioco. Perché se le mod devono essere fatte dagli utenti, messe a scaricare, vuol dire che loro non hanno creato un buon gioco. Io non sto tanto bene, sono raffreddato, da ieri che mi è venuto quel mal di gola incredibile, si è, peggio è pe abbastanza peggiorato, e quindi sto facendo la live da cellulare per questo motivo a chiacchierare con voi, spero che appunto vi vada bene e mi scuso se non posso fare la live giocata, però non sto per niente bene, ma almeno cerco di farla live, come anche ieri appunto sto facendo... anche ieri ho fatto la doppia live anche se avevo mal di gola, giusto per comunque stare con voi, quindi voglio sfruttare il più tempo possibile. Come è andata oggi, Kokid? No, perché mi arrivano le notifiche di Instagram per quello. Cioè, faccio così col dito perché arrivano le notifiche. Quindi niente, la Bethesda sì, ha fatto ovviamente i colpi grossi con quelle saghe, ma sono comunque un po' sopravvalutate. Cioè, giocate nel periodo buono erano la risposta al videogioco, assolutamente. Giocate adesso no, perché purtroppo basandoci sulle mod per fare un gioco bello vuol dire che tu il gioco non l'hai creato bene, semplicemente. E a livello di genere sono terribili, cioè Fallout figa fa cagare come FPS. Le mire sono totalmente inesistenti, cioè devi per forza usare l'anti-aliasing lì come cazzo si chiama, perché non lo centri mai neanche con un cecchino. È veramente brutto, è bella l'esplorazione e tutto, ma come FPS è inguardabile, è ingiocabile. Che sia all'epoca che sia ad oggi, perché all'epoca vi ricordo che comunque stiamo parlando di quanto, anche 7-8 anni fa, quanti Call of Duty e Battlefield sono usciti 10 anni fa, scusa. Tipo per aumentare le grafiche, ma non va bene mettere le mod per aumentare le grafiche. È proprio quella la cosa, cioè sì, però no, nel senso non ti rende bello il gioco perché c'è la grafica più bella. Il gioco è fatto comunque male dai produttori. E quello è il problema, cioè poi ci sta, moddare Skyrim e cazzeggiarci, è come fare i trucchi all'epoca di San Andreas, Cokid se lo ricorderà perché è anche più grande di me di qualche anno, quindi se lo ricorda, però capisci che corrompi il gioco, corrompi quello che i creatori ti hanno voluto dare, che poi sia fatto bene o meno non sta troppo a noi decidere ci piace o non ci piace. Dato niente oggi, ho il giorno libero e mi sento in colpa a non fare niente. Sto neanche proseguendo con la registrazione di video per il tubo che ho sempre gente a casa, devo studiare, fare sport, casino di testa e sono stressato. Quello che abbiamo tutti. È perché domani devo andare dal dottore, però lui soffre l'auto. Perché probabilmente il dottore in cui devo andare è abbastanza lontano. Io no, io dovrei andare a piedi. Ma non ci vado dal dottore per un mal di gola. Sto aspettando che Iris mi dica notizie dall'ufficio. Che magari mi porta le cose dopo finalmente. Vediamo. Che ieri abbiamo fatto delle belle discussioni alla sera. Ieri abbiamo fatto una live che è quella del pomeriggio incredibile perché ho fatto 7 di media, 11 di picco incredibile per 2 ore 40. E ieri sera alle 11 siamo stati in live, è venuta anche Iris. E abbiamo fatto una bella live in cui abbiamo parlato di robe abbastanza importanti, sia per il nostro futuro del canale, sia cosa faremo su YouTube, sia per cercare di rompere l'abitudine della tristezza, della depressione, dell'ansia. Cercare di fare quel qualcosa in più. Anche da quel punto di vista, Cocchi, comunque sono sempre preso, che dico, ah, c'ho quello, c'ho quello, c'ho quello. Poi alla fine faccio poco e nulla perché rimango immammolato nella noia, quindi sto cercando di fare altro, ma oggi proprio... Ah, oggi sono stanco perché c'ho sto mal di gola e mi è venuto anche un po' il raffreddore. Minchia, la odio sta cosa qui. Perché è tutto perché solo perché mia mamma stava male. Nel senso, è una cosa che girava in casa, non sono né uscito né c'è stata una botta di freddo. È stato tutto così a caso. E quindi io ho detto, cazzo, sai cosa? Fammi fare la live. Spero che comunque la gente viene e che apprezza comunque la voglio fare da qua nonostante non stia benissimo. E quindi non da PC. E di mettermi a leggere, appunto, rispondendo a quello che avevamo detto ieri. Allora, prendere il caffè, il dolce con i miei, ci vediamo tra un po' se resti ancora online. E io rimango le mie solite 2 ore. Questa è la live del pomeriggio. La sto facendo semplicemente da mobile, sperando che voi apprezziate. Perché è come se fosse... la live del pomeriggio, semplicemente la faccio da cellulare, non cambia niente. Cioè se vi dà fastidio vado, cioè non stacco, non è un problema. Se volete per forza il gameplay, ragazzi, massimo stasera.
No, quelli non mi contattano, Orico. Non mi contattano perché non mi chiamano. Al massimo è Ares che li contatta, ma a me non mi hanno contattato mai. Nel senso, neanche all'inizio, eh. Se ne è occupata sempre lei, perché conosceva la tipa e tutto il resto, ma non, a me non mi contattano per dire, guarda le carte, ce le abbiamo o no. Non contattano me loro. Dovevano farlo per dirmi di andare, ma non lo fanno. Semplicemente non l'hanno mai fatto. Perché devo andare io personalmente. Hanno detto che domani ci dovrebbe essere la tipa. E boh, al massimo vado domani. Se sto un pochino meglio, spero di sì, ci vado. Anche se mi dice, guarda, la tipa non c'è perché oggi non è venuta. È l'ennesima presa per il culo. Io vado comunque lì. Cioè, è questo che vorrei fare. Oggi proprio perché non me la sente. Perché ieri si è impegnata per la cosa dell'ufficio. Quindi non ci potrei andare. Ci andrei al massimo domani per vedere che cosa mi dicono. E incontrarli e vedere che cosa si può fare di persona. E mi fa un po' ansia sta cosa, mi mette abbastanza a disagio. Perché in realtà dovevano darmelo, dirmi ok, vieni e basta, non che devo andare a tentativi. Sta cosa qui non mi piace. Mi mette abbastanza a disagio. Quindi boh, si vedrà tra oggi e domani. Se riusciamo a risolvere qualcosa, se no proverò ad andare io do direttamente domani e vediamo. Andremo in caso domani. Così vediamo, se poi magari alla fine mi dice, ah ma io non ci sono, e poi la troviamo lì, allora sono cazzi. Allora lì partono i casini, però vediamo. Spero che appunto non sia così. Perché comunque il negozio sta andando avanti, quindi non ha senso niente di quello che dicono. Perché hanno detto che ne abbiamo bisogno perché non abbiamo gente. Però il negozio è aperto, è certo. È certo. Figurati. Andiamo. Ah, siete sempre voi. In chat. Bene, bene, bene. Tanto controllo le alloranze da qua, che non si sa mai. Altri 2 nuovi follower su Instagram. Appunto, i 300 follower. Ah, gente che mi fa i complimenti per lo streaming da Instagram. Bene, bene, bene. Lavoro hard. E porca miseria, sono qui ogni canzone di giorno a streamare, insomma. Cioè, sto a provare. Ok. Quindi, che si dice? E si chiacchiera oggi. Manga simile di gamer, Sword Art Online. Di manga tanti tanti basati sui survival game di quel tipo. C'è anche B-Tom, scritto così, B-Tom, con tipo due o tre O mi pare, che ce l'ho anche fisico di là, ce l'ho, ho i primi due, divertente, però quello è più un survival game vero e proprio. Comunque simili simili a The Gamer, l'unica cosa che si avvicina, ci sono più che altro anime, forse è da Machi, che è basato anche quello sui dungeon, sui videogiochi, eccetera. O se no c'è Dungeon Food, che è basato però più sul cibo, però anche quello è basato sui dungeon. Se no, vabbè, vai su Sword Art Online, Log Horizon come anime però, perché il manga di Sword Art Online non c'è, nel senso sono più che altro le novel e la serie anime. Poi ci sono i survival game un po' più cruenti, che sono quelli adulti, quindi non so se ti possono piacere, che è come quello tipo di Butum o
o Battle Royale, ma sono di un genere diverso, non sono basati sui videogiochi. Cioè, Bloodhome è basato sui videogiochi, ma ci si ammazza, quindi è diverso, perché vengono presi questi ragazzi, lui è tipo il protagonista, è uno dei tre più forti al mondo in sto gioco, si chiama appunto Bloodhome, e praticamente vengono portati in un'isola per vivere il gioco a cui loro hanno sempre giocato al computer, è semplicemente quello, devono sopravvivere per davvero. Invece basati sui videogiochi, sui dungeon, eccetera, i vari Sword Art Online, Log Horizon, penso anche Danmachi, No Game No Life, e poi altri non me ne vengono in mente. Oh Luca, ben ritrovato, come stai? Passi quasi mai ormai. E succede. Aia, che male tutto, che male tutto. Non sto bene, Luca, non sto bene. Si vede anche dal titolo, ragazzi. Spero che apprezziate perché sono qui apposta in live per voi. Voglio approfittare di più tempo e... Hanno continuato la storia principale? Non lo so, non lo conosco. Conosco i nomi, conosco le trame, ma non li ho né visti né letti. Bloodhome l'ho visto, ma solo l'anime. Ho sentito dire che l'hanno continuato. Il manga è tuttora in corso di Yuna Inoue, quindi direi proprio di sì. Il manga lo stanno continuando. Ma anche di Danmachi. Di Danmachi, tra l'altro, hanno fatto la serie di recente. Lo stavo per comprare e poi ho detto, cazzo, però è la terza serie del manga, perché sono tipo tre serie. Lo stavo per comprare il primo numero perché l'ho visto, perché era nuovo, ho detto cazzo è Danmachi questo, lo prendo, invece no, visto che è la terza serie allora non l'ho preso. Ci sono più serie di Danmachi il manga. Comunque per niente bene Luca, c'ho raffreddore, c'ho mal di gola, però vabbè, voglio stare comunque qua in live a chiacchierare, l'ho fatto anche ieri per due volte, quindi non vi preoccupate. Cioè quando me la sento sto, non è un problema. Tanto visto che passate, quindi va bene. Tu che si dice Luca, non passi più spesso come prima col can nel canale, non... Insomma, come va? Cosa mi racconti? Non ci sentiamo spesso, passo poco perché sto cercando lavoro. Vedo che su Twitch entro poco, ti capisco, perché anch'io sono nella stessa condizione, però cerco appunto di far... Io invece giustamente da streamer faccio in modo che Twitch lo usufruisco di più proprio perché mi interessa di più. Sta andando bene, voglio raggiungere nuove vette. Siamo superati i 150 follower, quindi insomma, adesso puntiamo ai 200, a qualche sub in più magari. Insomma, stiamo puntando a... sto puntando a fare sempre più cose e rimanere qui. Quindi comunque ti ringrazio di essere qua, a prescindere... Spero che tu trovi lavoro, ecco. Anche a me piacerebbe perché sono in ballo da parecchio tempo. Buona fortuna, sì, buona fortuna. Non ti preoccupare, comunque apri Twitch poco, non è un problema. Anche gli anni penso l'hanno già fatta. Ho sentito che sì, centralizzo su un altro personaggio secondario. Ah, non lo so, so solo che Danmachi ha tre serie. Sembra comunque divertente, quindi non ti so dire, dovrei comprare la prima serie del manga e potrei dirti qualcosina, però non saprei. Però comunque sono sempre interessanti i survival game o comunque i giochi perché riescono a catturarli bene. Anche volendo da quel punto di vista, bene o male, con la questione di dungeon, in realtà viene usata anche in Labyrinth of Magi. Nel famosissimo Labyrinth of Magi, che è uno di quei battle shonen abbastanza classici e con un po' di trama basata sui dungeon, dato che appunto entrano nelle torri e esplorano nel dungeon, viene chiamato proprio dungeon. Anche il buonissimo Magi è centrale, cioè ha quel tipo di trama, ecco. Ho già visto Danmachi, è uno dei miei preferiti, quasi il primo che ho visto. Appunto, appunto. No, dico se ti vuoi leggere la versione manga, dato che adesso hai manga rock, ripeto, ti puoi cercare per i generi, penso, no? Puoi prendere tipo a cercare tipo School Life, insomma, il genere che ti interessa, ti dà una lista di manga sul genere che tu metti la spunta, il click, e te li puoi cercare. Poi se ti devo consigliare io, appunto ti posso dire quelli che ovviamente...
Io stesso conosciuto che magari ho io fisico che giustamente tu non puoi comprare e quindi te li puoi leggere online. Sei di nuovo su Bell o su un altro? Guarda, io parto sempre dal fatto che sia all'inizio, non conoscendolo non ti saprei dire. Ti dico semplicemente che parto dal prima, la prima serie. Cosa, come si chiama? Sword Art Online. Ma Sword Art Online non c'è il manga, infatti. Sword Art Online ci sono le novel, sono dei veri romanzi. Non c'è il manga di Sword Art Online, ce ne sono uno o due di serie che durano due o tre numeri, ma le serie principali di Sword Art Online sono dei romanzi veri e propri, perché l'autore li ha creati come romanzi. Poi ci hanno fatto la serie che fa vedere alcune cose, i manga riempiono i buchi e cose così. Puoi leggerti i maghi. Prova a cercarti The Labyrinth of Maghi. Quello è divertente. È ben disegnato, è uno shonen abbastanza classico, non è male. Sword Art Aria è una serie di Danmachi. Ah, ok, scusami, non lo conosco, ripeto, io conosco il nome di Danmachi, poi so solo che parla di quelle robe là. Devo prendere la prima serie appena posso, la prima serie del manga, quindi va bene. Per quello dico, ho visto che appunto ne hanno fatte almeno tre manga che sono arrivate anche in Italia, quindi boh. Poi te l'ho detto, secondo me tu ti puoi guardare, ti puoi leggere anche il manga di quello che magari hai visto. Non so. Aia. No, è sempre la stessa casa, Luca. È un po' difficile trasferirmi se non ho lavoro. È parecchio difficile. No, no, ovvio che sono ancora con i miei. Sì, non abbiamo ancora risolto quelle robe lì. Sono ancora in attesa di quel cazzo di lavoro, eccetera. Magari domani, ripeto, ci andrò e quindi magari domani non streamerò il pomeriggio. Non lo so, devo ancora vedere. Forse continuo il manga di One Punch Man. Quello sarebbe buono. Potresti leggerti anche il manga di Coso? Se vuoi ti posso consigliare due shonen. Posso consigliarti World Trigger, che anche questo c'è l'anime ovviamente. Fire Force, che anche questo c'è l'anime. Sì, ma tra 10 anni ci sarei andato, Luca. Se avessi avuto sia il lavoro, ma comunque avrei avuto i soldi per potermi trasferire, l'avevo detto. Quello che stavo prendendo io era una casa principalmente per fare i video, eccetera. Non che mi sarei trasferito subito perché comunque il lavoro non c'è. Cioè, se non posso. Se non sono stipendiato, dove posso andare? No, no. Quello che stiamo prendendo è proprio una casa per usarlo come ufficio per YouTube e per Twitch. L'abbiamo spiegato ieri. L'avevo già visto fino alla fine di un anno fa. One Punch. Ma io One Punch lo conosco dall'inizio, da quando era ancora disegnato solo dall'autore originale, quello disegna di merda. Per forza è World Trigger, si chiama Mondo Trigger, World Trigger. È bello. Poi se no c'è anche i manga di Psycho Pass. No, però quelli magari sono un po' più seinen, quindi possono non piacerti. Non sono shonen. Per i shonen così cosa ti posso consigliare? Cosa ti posso consigliare? Vabbè, Pandora Hearts, Pandora Hearts, Toriko, Fairy Tail. Shonen, no, sono shonen e seinen. I shonen sono quelli per te, quelli per i teenager. Gli seinen sono i manga per adulti, per i maggiorenni. Ho finito di vedere l'anime un paio di giorni fa, ti è piaciuto? Io One Punch lo conosco dall'inizio, lo conosco da 4 anni fa. Infatti, appena arrivato in Italia, l'ho preso in normal e in variant. Anche My Hero Academia. Buono, buono, sono contento, Luca. Ma no, comunque Luca, quello che stiamo facendo è quello di innanzitutto che io mi possa trovare il lavoro e essere stipendiato. E poi di avere un ufficio, che è la casa appunto che dicevo, per poter fare in modo di adibire un ufficio multimediale a Milano per un gruppo creativo di lavoro. Quindi tra video YouTube, Twitch, doppiaggio, musica e quant'altro. Io penso di conoscerlo da quando ho visto un video di Goku vs Saitama. No. Cosa c'entra?
Allora, io quello che vi sto consegnando sono shonen e si chiamano Fire Force. Mi fa male la gola. World Trigger. Pandora Hearts. Poi cosa vi... Aspetta, fammi vedere di qua. Vabbè, My Hero Academia, se non l'avete letto. Beh, Claymore. Vabbè, Bleach. Dolly Kill Kill che dura poco. One Piece. Hunter x Hunter. A Certain Magical Index. Che c'è anche la serie, molto bella. E basta. Poi vabbè, Assassination Classroom penso lo conosciate un po' tutti. Detective Conan pure. Meno male questi ho in casa in questo momento. Gli altri ce li ha lei. Toriko. Che è basato sul cibo, vi fa venire una fame della Madonna, ma è bello. Se non ricordo male, anche l'Oblig Complex è uno shonen, sì. Se non sbaglio, sì. Nintendo ho conosciuto One Punch Man da quel video. Ah, ok. Ah, va bene, va bene. Ah, vabbè, potete prendere in nota quello che vi sto consigliando, ragazzi. Sarebbe cosa buona e giusta. È per quello che devo accendere la live chiacchierata. Non sarebbe una cosa brutta che voi prendeste appunti. Poi ovviamente stai vedendo The Sims, che sarebbe Nanatsu no Taizai. Per forza è sullo stile di coso, di Blue Exorcist e di Soul Eater. Tra l'altro l'autore che ha fatto Fire Force ha fatto uno di questi shonen comunque. Ma sei dimagrito? No, non penso proprio. Sono malato. Dimagrito? No, non penso. Sono sempre circa 85-86. Ho fatto la dieta per un po', ma non facendo nient'altro in casa non aveva senso e stavo male perché non mangiavo abbastanza, quindi no, ma magari fossi un po' dimagrito. Sono sempre 85 circa 86. Sono sempre lì. Perché non faccio niente in casa, ma appena esco di casa. Anzi, non esco da un po'. L'ultima volta che sono uscito sono andato a cercare lavoro e mi hanno risposto di merda, quindi sono ritornato a rimanere più in casa. Poi vabbè, adesso sono malato, quindi anche per quello. Tanto che sono uscito, andando a cercare lavoro, mi rispondono di merda. Insomma, non è che mi fa molto sperare. E siamo a Milano, porca miseria, siamo a Milano. Quindi non serve niente fare studi, eccetera. Se poi arrivi anche col curriculum e ti dicono, no, non assumiamo. Ah, figurati, cioè, che cazzo serve? Allora chiudete, vaffanculo. Porca miseria. Bella merda. È l'unica cosa che posso fare è streamare su Twitch, di impegnarmici, di dedicarmici, passione. Si spera anche qualcos'altro in futuro, però sì, mi sta piacendo, mi sto divertendo, spero anche voi. Quindi uso la maggior parte del tempo proprio per Twitch. Sto facendo quasi praticamente due live al giorno, non richieste da nessuno perché la live alla sera è un plus, è un extra, che faccio circa le 11, 11 e mezza, però almeno un'oretta e mezza, quindi è un più, quella è una cosa in più, oltre. Fire Force ci sta, sì, Fire Force è basato su tutti quei generi, la Soul Eater, alla Blue Exorcist, però ovviamente con il tema del fuoco e quelle cose lì. C'è il raffreddore, ma vediamo come mi sento. Alla fine ieri l'ho fatta, è stata una bella live, Riku, tu non c'eri, però era una bella live, nel senso che abbiamo parlato di cose molto belle e c'è stato un bel supporto da parte delle persone. Comunque abbiamo spiegato i nostri progetti futuri, abbiamo spiegato la questione dell'ufficio e quant'altro. E Code Geass se vogliono fare qualcosa di nuovo, se non sbaglio. Code Geass non mi piacciono i disegni, solo per quello non lo leggo, perché non mi piacciono proprio i disegni. Non li soffro proprio, mamma mia. Mamma mia, mi scivola giù e mi brucia come non mai. Oh, poi comunque shonen classici, oh, se non avete letto Dragon Ball, porca miseria, vi picchio tutti. Dragon Ball va letto, assolutamente. Almeno quello, se avete l'app Manga Rock, recuperatevelo perché penso proprio che ci sia. Oh, c'è anche Slam Dunk. Quello sul basket. Potete recuperare anche qualche Dragon Quest, penso. I manga di Dragon Quest sono molto bellini. Vuoi leggermi l'emblema di Roto?
Una puntata di Dragon Ball Super, il film, la battaglia degli dei Bills in una scena alla faccia di un cane. Probabilmente penso più nella battaglia degli dei. Penso. Forse me lo ricordo. Esiste un manga di Dragon Quest? È disegnato da Akira Toriyama. L'artwork è fatto da Akira Toriyama. È un brand che esiste dagli anni 80. Ti pare che non può avere, non può non avere un manga? Qualsiasi cosa in Giappone diventa un manga. Ce l'ha anche Scooby-Doo. Porca miseria. Ce l'hanno tutti un manga. Ce l'ha anche Kirby o Metroid il manga. Semplicemente non sono arrivati. Ma ha voglia se Dragon Quest ce l'ha. L'avventura di Dai è un classicone degli anni 90. Poi c'è l'emblema di Roto, che è una seconda serie. E poi bene o male gli altri sono solo in Giappone e forse tradotti dai fan. L'app che hai detto prima, Manga Rock. Manga Rock. È un'app che è trovabile. Il cartone di Kirby? Sì, ma il manga è un conto, Riku. Sempre lo stesso discorso. Tu mi hai detto, c'è un manga di Dragon Quest. È ovvio che c'è un manga di Dragon Quest. È proprio un merchandising ampliato anche i fumetti, quelli di Dragon Quest, cioè oltre ai videogiochi, perché c'è proprio l'avventura di Dai, che è un classicone dei manga degli anni 90, che purtroppo non hanno ristampato, perché quello che hanno ristampato è Kyo Yu in casa, è l'emblema di Roto, che è la seconda serie di Dragon Quest, viene dopo, però è leggibile comunque. L'avventura di Dai, che è proprio il primo primo, basato sui primi Dragon Quest, non l'hanno ristampato, ed è un problema. Puoi vederti in diverse lingue, manca. Sì, ci sono tipo dall'arabo al turco, al cinese, giapponese, eccetera. Sì, se per questo esiste anche il cartone di Super Mario, ma non, infatti ragazzi non è un discorso di cartoni animati o meno, era proprio un discorso di manga, perché Riku si è stupito che c'era il manga di Dragon Quest, per quello. È come dire, c'è un manga di Final Fantasy, sì, c'è un manga di Final Fantasy, non, magari non è al top, è una storyline abbastanza blanda, ma c'è un manga di Final Fantasy. Ci sono i manga di ogni brand di spesso e volentieri videoludico creato in Giappone, quindi i vari classici. C'è anche il fumetto di Super Mario, ragazzi. Io ce l'ho, l'ho postato anche su Instagram oggi. Ed è tutto completamente a colori, chiamato Super Mario Adventures, in cui ci sono sia Mario che Luigi. Ed è completamente a colori, che hanno ristampato da noi, perché è stato stampato solo una volta 20 anni fa, e l'ho comprato subito. E ce l'ho qui in casa. Ho fatto anche la foto per metterla su Instagram oggi, cioè il manga di Super Mario praticamente. È scritto all'occidentale, però vabbè, è comunque creato dai giapponesi. Come dire, tipo i manga di Gundam. Ci sono tipo 5-6 serie di Gundam. Visto il fumetto di Kizun? No, ma c'è il romanzo di Kizun. Quello lì è un'altra cosa perché è americano. Lì i vari romanzi, come dire, anche Metal Gear, c'è cioè sia il fumetto, c'è il romanzo, ci sono anche i romanzi di vari Batman, c'è anche il Batman manga, ce ne sono due, che era Death Mask. E poi l'altro, quello a Dreams, che non mi ricordo. E non sono granché, sinceramente. Belli disegni, ma la storia a me. Ci sono i vari romanzi di ogni brand videoludico, principalmente, dai vari Gears of War, ad Halo, a molti altri, ma è un discorso sempre più ampio che una cosa in più, insomma. Sono cose oltre. Ovviamente potete leggermi anche Seven Deadly Sins se non l'avete fatto, è molto bello. Seven Deadly Sins è molto bello. A comprare dei pantaloni ci vediamo. Va bene Luca, grazie di essere passato. Spero di ribeccarti presto, io sono comunque in live, quindi basta tenere aperte le notifiche, aprire Twitch e mi becchi. Poi ho tutti i social, ho Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. A presto. Ah, va bene, Riku.
Ciao anche a te, alla prossima. Sono andati via tutti, bene. Ma vi ritorno forse. Io sto qui ancora un po'. Se vedo che non passa nessuno, la chiudo. Spiace che vada così male. Ieri è andata così bene la live. Però se deve andare un po' male quella fatta da cellulare, magari evito di farla, ecco. Ma 5, ma sono bot, Riku. Perché ho il PC aperto, quindi posso vedere chi c'è in live. Sono principalmente bot. Non fanno views di numero, ma non conta. L'unica persona che scrivi eri tu, c'era Luca. Adesso siete andati, quindi boh, massimo la faccio un po' più breve. Vabbè, no, tranquillo, io dicevo per me. Perché semplicemente la stavo facendo un surplus. Pensavo potesse andare bene la live da cellulare, ma se vedo che magari non arrivano tante persone, posso anche chiuderla. Cioè, in effetti non sto neanche tanto bene, quindi è un po' a discrezione mia, ecco. Boh. Quanto veloce, sono già passati 10 minuti, non me ne sono accorto. Cos'è che dovevi fare? Io non so cosa dire, se non ci sono persone facendo live da cellulare è tutta dipendente al parlare, ma non saprei cosa dire, più che altro il problema è quello. È giusto per fare qualcosa, perché sennò non avrei streamato, perché non ho molto voglia di stare al PC a giocare, sinceramente. Mi sono messo di più a leggere, a riposarmi, perché non sto tanto bene. Un bicchiere di Coca-Cola, c'è una sorella che dà fastidio, quindi forse non riuscivo a tornare in poco tempo. Mamma mia. E litigare con la sorella per 10 minuti, un po' tanto. Sa che adesso. Non la conosco. No, non è mai venuta in live. L'hai capita? Guarda, vado un attimo in bagno, mi appoggio qui e arrivo, eh.
Ok. Ah, 5 anni, ok. Vabbè, vabbè. Ci può stare, ci può stare. Ok. Una litiga di 10 minuti, mamma mia. Facevate il rapping. Facevate il wrestling. Eccovi. Che stanchezza anche solo andare in bagno, madò, mi inizia a fare male un po' il corpo. Poi vabbè che c'ho sto gesso di fare così con la gamba che l'ho preso da Dottor House, mannaggia la miseria. E quindi, insomma, che ci possiamo dire così, eh? Eh? Mi ruba cose, quindi non è... Eh beh, giusto, 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 giusto. Immagino, immagino, è la bellezza di avere una sorellina. Comunque, fratello, sorella, insomma, io no, perché non ho avuto modo e quindi... cioè, sono figlio unico. Quindi non ho di che di questi problemi. Avere il regalo singolo non mi ha mai fregato più di tanto. Perché chi se ne frega? Stavate parlando di te. Di te. Ciao Jack, come va? Ieri abbiamo fatto i grandi discorsi. E oggi niente. Oggi discordiamo, nel senso. Chiacchieriamo di robe perché non sto bene. Penso si veda anche dagli occhi, cioè. Però vabbè, volevo comunque usare il mio tempo per stare in live, quindi non volevo rinunciare comunque alla live del pomeriggio, vedendo che Ares è abbastanza impegnata e mi deve ancora far sapere se dopo posso darmi le cose e forse domani dove questa cosa del lavoro. Ho detto almeno oggi faccio così. Poi si vedrà, perché in realtà devo andare da lei, ma non sto per niente bene per uscire, quindi niente. Dopo posso pigliare da lì. Bravo, bravo, bravo. Così dopo andate a fare le alloranze. Quando uscirà il prossimo video? Io niente, io non ho fatto niente. Sono qui malaticcio. Non vi attacco nulla, non vi preoccupate, tanto c'è lo schermo del cellulare. E boh, niente, ho letto giusto un pochino. Ho finito di leggere Zagor in live. Lo stavo proprio. Mancavano le ultime neanche 10 pagine. Non è un fallimento come ieri. Ieri ho sentito che. Cioè, ho visto che hai avuto problemi tecnici. Prossimo video venerdì, ottimo. Comunque, dove leggi le cose? Esempio, il prossimo video, eccetera. Non ho capito, Rico, la domanda, scusami. Non ho proprio capito. Adesso in questo momento stavo chiedendo a Jack che vabbè. So bene o male che tipi di video devo fare e mi chiede consiglio per alcune cose, quindi io devo essere. Sono bene o male informato. Tipo quello del prossimo video. Continuo a non capire. O sono io che sono sfasato, ma non sto capendo. Adesso l'ho chiesto io a Jack, ho fatto io una domanda chiedendogli il suo prossimo video quando esce. E lui mi ha detto il prossimo video venerdì. O magari come leggo una chat su dalla live da cellulare? Ah, da dove leggo una chat? Ah, ok, no, ce l'ho a schermo. Cioè, vedete la mano qua? Ecco, questo è il confine. Da questa mano qui io non la vedo. Io vedo metà del mio volto perché ho la finestrella bianca della chat e io vedo da qui in poi. Da qua. Metà volto lo vedo, il resto del volto non lo vedo perché c'è la chat bianca. Leggersi i messaggi? No, 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 sto leggendo direttamente qua da voi, perché sono da mobile, quindi la mia da cellulare ti fa vedere la chat dello streaming su un lato dello schermo, che tu puoi anche ingrandire e rimpicciolire a seconda di tuo gusto, e io vedo metà dello schermo, vedo l'altra, vedo questa parte qui, vedi? Fino a qua io guardo. Guardo metà del mio volto e la chat, proprio sullo schermo, quindi lo vedi in diretta. Stavo leggendo un messaggio. Ah, no, no, no. Sto leggendo la chat. Perché avevo chiesto a Jack che quando avrebbe fatto il nuovo video. E mi ha detto il prossimo video venerdì. Quindi era per sapere, no? Perché siccome ci sentiamo spesso, volevo sapere quando avrebbe fatto il nuovo video. Che comunque mi interessa. No, la chat proprio c'ho lo schermo. Ah, ok, tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare, Rico. Non c'è problema. No, no, io proprio la chat la vedo a schermo. Proprio. Anche abbastanza in tempo reale, tra l'altro.
Spero che comunque ti vada bene la live per tutto, sia per gente che per problemi tecnici, perché ho letto che ieri in quella di Shadow Warrior hai avuto parecchi problemi tecnici. E mi spiace. Io comunque rimango fino a quanto rimango, poi vediamo. Perché non. Più che per non stare bene devo vedere che cosa mi dice Iris, se magari mi dà qualche novità o passa a darmi le cose. Se passa magari va a darmi le cose, boh, spero. Perché sennò siamo sempre allo stesso punto di prima e mi dà parecchio fastidio. Perché siamo sempre allo stesso punto di prima e boh. Vabbè, ma quello lì ci vuole un pochino. Se l'hai già girato, perché ho capito qual è, e in base a quello lì è normale che ci metta di più. Poi hai già in mente la cadenza? Quanto ci metti, cioè, non a livello di tempo, perché giustamente devi girarli un po' e montarli. Quindi quando li hai tutti pronti li fai uscire. Ogni quanto tempo lo fai uscire? Un mese, 2 settimane, 3 settimane? Io cosa sto leggendo al momento? Non ti preoccupare, Rico, non c'è bisogno di mettere il comunque per entrare nella discussione, non ti preoccupare, cioè tu chiedermi le domande, tutto quello che vuoi, io ti rispondo, cioè anche per quello sto facendo la live così da mobile, che poi comunque è uguale all'altra, semplicemente non c'è un gioco di fondo, quindi non ti preoccupare. A parte il manga di inizio, non era un manga, era un fumetto italiano, ricordo, e Zagor era un fumetto italiano. Principalmente niente, ho finito di leggere Urasawa, ho finito Pluto di Urasawa. Sono fatto così, eh sì, ho finito solo di. Eh no, è diverso, cioè non è un manga, se non è un manga non è un manga, è un fumetto italiano e bisogna dare importanza al fumetto italiano. Ho girato il primo episodio e l'episodio 0, ottimo, e quando li farei uscire o comunque la cadenza della serie, diciamo che avrà una cadenza ogni 100 episodi del Retro Friday, quindi più o meno quanto? 2 mesi? Un mese? Ovviamente in base secondo me anche a quanto deve durare il video, perché se dura 5-6 minuti, quei tipi di video solo una volta al mese ci può stare, ma ogni 2 o 3 mesi, uno all'anno, no, secondo me non ti conviene. Se soprattutto l'episodio è corto, la gente vorrà di più di quella roba lì, perché io so cos'è. E quindi no, cioè secondo me è troppo. Rico, lascia stare, è roba nostra, è roba del canale di Jack, quindi parliamo io e lui. Progetti di sui video. O robe sue. Ah, secondo me un all'anno, cazzo, è troppo poco. Cioè, un al mese ci può stare come se quella di video, ma un all'anno no. La gente, uno si stufa magari a guardarli e non. Da 15-30 minuti. Lo so, ma neanche una serie TV ti fanno uscire un episodio all'anno. Cioè, fanno uscire una stagione all'anno. È per quello. Perché soprattutto, secondo me, dovresti fare appunto. Come Karim, fai tipo la stagione, ti dura tipo 10 video, quello che è, e poi fai la pausa e ritorni. Cioè vai a fare la stagione, non un episodio all'anno, secondo me è troppo. Cioè la gente vuole altri video, io compreso farei vedere, eh. Io compreso vorrei vedere altri video. Comunque cosa sto leggendo di recente? Di recente in questo momento stavo leggendo la roba di Zagor, quindi leggerò l'altro fumetto dopo, il finale della storia di prima. E basta, non avevo granché in mente da leggere perché avevo letto. Cioè, sto leggendo sempre Ghost in the Shell perché è una raccolta di racconti, quindi non posso leggerlo tutto di fila perché è una raccolta. E ho letto Pluto di Naoki Urasawa, che ho completato. Per ora non ho tante idee perché dovrei ritirare da Ines, solo che giustamente non riusciamo a vederci, non riesce a portarmi le cose, quindi non ho molte robe di recente di cui parlarvi di cosa sto leggendo. Sono abbastanza fermo. Vi posso dire però che io e Ines, in base alla discussione di ieri, che probabilmente Jack, per quanti problemi abbia avuto ieri con Twitch, e mi dispiace per la sua live, e di essere venuti da noi, penso si ricorda delle idee che abbiamo tirato fuori Ines e di progetti, quindi faremo sicuramente, ci sto lavorando a livello di sceneggiatura, una webserie. Che magari può essere sicuramente doppiata da voce fuori campo in seguito, una webserie di Kirby, praticamente delle strisce a fumetti tipo stile Peanuts doppiate. E quello sarà uno dei progetti del nostro ufficio, quindi lavoreremo insieme a 6-10 mani. Quindi. Però in questo momento sto lavorando più magari alle cose di YouTube, sto lì al computer, magari le volte che sto al computer penso a riscrivere i pezzi dei video. Cose che ho già in mente, cose che già devo continuare a scrivere, quindi insomma preparare tanti video che comunque una volta aperto l'ufficio e stanziandoci, mettendoci lì, inizio a girare, quindi so di cosa parlare, so come farli, eccetera. Principalmente la rubrica per il rap, che è quella bene o male per
i primi 7-8 mesi circa, in base alla cadenza di video, è già bene o male pronta. Quindi quella lì è la prima cosa che mi ci fion da farla, perché devo essere solo io a girarla. Quindi devo fare io da protagonista. Quindi ho già. Però mi manca il materiale, ovvero i dischi. Al massimo ne faccio uscire uno ogni 3 mesi. No, no, meno, meno. Secondo me, meno. O uno ogni 2 mesi. Devo testare comunque. Sì, fai. Il bot c'è sul computer attivo, ma forse la live, siccome parte da mobile, non lo collega, non lo so. Perché io, se vado al PC, perché è qui dietro il PC, se io guardo il bot, vedo i vostri messaggi, quindi non so se i comandi vanno, ma non vi preoccupate. Adesso te lo faccio io. La luce vincerà, credi in me, N e M. Te lo faccio io quello lì piuttosto. E qualche manga che ti interessa da comprare? Guarda, ne ho sicuramente molti. Ho un bene o male una lista che avevo già mandato ad Ares. Che sono principalmente i manga degli ultimi 10 anni. Perché mi sono fatto una lista per una sequela di video, che saranno probabilmente 3 video dedicati alla nuova generazione degli shonen. Si chiama così il video, che parla, di cui Ares parliamo, di 15 manga usciti negli ultimi 10 anni, cioè dal 2008 al 2018. Quindi ho fatto una lista di numeri uno di manga che devo prendere, quindi ce ne sono tanti, che adesso neanche mi ricordo i titoli, perché li ho tutti segnati. E quindi ci sono un sacco di manga che mi interesserebbe prendere per leggere almeno il primo numero, ma poi in realtà vorrei andare avanti anche solo con Seraph of the End, Black Clover, questi qua che mi sono piaciuti, ecco, perché devo dire che mi hanno interessato parecchio. Bisogna vedere quanto ci mette a caricare, perché sono veramente ardui da registrare, quello sicuramente, ma infatti secondo me fai prima a registrarti una season, quei tot episodi, e li fai uscire già con una cadenza in mente, perché almeno ce l'è. Infatti, quello che farò io quando ho l'ufficio, io registro No Game No Life, Ora Ti Tormento. Se c'è il manga, sicuramente mi interesserà. Sicuramente lo prenderò come prenderò la prima di Danmachi. E che, ripeto, per ora ho una lista di robe che sono negli ultimi 10 anni che mi servono per dei video, e mi serve a me per rimanere collegato al mondo dei manga degli ultimi 10 anni, perché mi sono perso tantissime cose, quindi le sto recuperando piano piano e ci metto un po'. Perché giustamente anche solo Seraph of the End ci sono 15 volumi, io ho i primi 10 e ho letto i primi 3 o 4, tipo. È una season unica. Eccoti, Marro. Marro, quanto ci hai messo ad arrivare? Cazzo, sono già quasi quanto? Figa, sono 40 minuti in live. Bravi, bravi. Questa è come se fosse la live normale, ragazzi. Non è che. Dove, cioè, dovete venire normale. Cioè, spero. Perché spero, apprezzate comunque la voglia di fare la lab da mobile al posto del gameplay, perché non ce la faccio con il gameplay. No, ma lo so che può essere. Cioè, che immaginavo che fosse una season unica, Jack, però piuttosto registratela in tempi brevi o quello che riesci, e poi decidi la cadenza. Io farò così, io mi metterò a registrare tutti i video del rap, almeno i primi 2-3, perché ho già i dischi, quindi li ho già comprati, ce li ho e li uso. Poi compro materiale e vado avanti, così ho già la prima settimana fatta e poi li registro. Si è messo male, porca pupazza, c'ho gli occhi gonfi. Eh sì, c'ho un mal di gola della Madonna e il raffreddore. Che per alcune cose metterò spoiler a quei video, quello sì, quello sì. Quello mi hypa, anche perché c'entro anch'io, quindi sono hypato da che cosa dovrei fare io, da che cosa dovrei scrivere. Quello sai, mi emoziona parecchio. Anche per quello vorrei l'ufficio, perché collegheremo meglio i nostri progetti. E trovarli in M su Amazon ci sono ovunque. Manga c'è, il problema è trovarli. Come trovarli il manga? Ma io ho la mia fumettina, che devo trovare? Vado lì, faccio quello che voglio. Cioè, li chiamo e gli dico: senti, mi metti da parte questi. Vado lì e li ritiro. Cioè, non è tanto il trovarli. Anche io, Seraph of the End, forse lo. Non so se stanno facendo la stessa stagione dell'anime. Ah, io non lo so perché lo sto leggendo, Seraph of the End, quindi. E mi piace. L'ho letto i primi 3, mi è piaciuto molto, mi piacciono le copertine. E vorrei vedere se, porca miseria, faranno la novel, intendo, alla fumetteria. Magari non c'è, ma me lo faccio arrivare. Cioè, io vado preparato, perché ho le fumetterie in cui. Cioè, ho la fumetteria, quella lì dove vado sempre. Se non c'è lì, a prescindere, comunque c'è quella in cui dovrei andare a lavorare, che mi recuperano tutte le robe vintage e sono preparato. Io praticamente ho un magazzino intero personale. Ah, è vero, spoiler, scusate, non lo sapevate. Sì, io ho un magazzino personale di fumetti che mi arriva in quella, tra l'altro, dove dovrei andare a lavorare, dove ho tutta la mia casella delle robe da parte. Ho tipo 500 numeri di Spider-Man da prendere. E serie di ogni tipo. Ho proprio tutta un'ala di magazzino interamente per me. Quindi io vado lì e
gli dico: mi porti nel negozio, non so, Seraph of the End dal 4 al 10, lui me li porti, io me li compro, cioè, e vado lì il giorno dopo mi li prendo. Sempre fatto così, perché sono tipo uno di quei collezionisti eccentrici che col monocolo sull'occhio, tipo nemico di James Bond, è ricco. Che però non è ricco. Però l'interesse è quello, l'interesse è forte, la passione è tanta, come anche lo stare su Twitch, eccetera. Quindi quando mi ci dedico a queste robe qui, io viaggio, quindi. Nella mia fumetteria non c'è nulla, a stento ci trovavo Bleach 8 anni fa, quello anche perché sono anche in base alle ristampe dei manga. Però ripeto, ragazzi, io sono a Milano e le fumetterie principali sono la Super Gulp e Alastor, quindi la Super Gulp di Milano è una delle fumetterie più grandi probabilmente di tutta Italia ed è quella dove appunto mi conoscono da 7-8 anni, quindi quello è il mio regno, cioè arrivo lì e mi fanno la ola, porca miseria, cioè li ho stipendiati io. E li ho aiutati nel lavoro, quindi sono l'unico che leggeva manga e legge come. Lo so. Per quello, infatti, c'è Amazon, purtroppo. Cioè, purtroppo, nel senso che purtroppo magari da Amazon te li spediscono un po' di merda, sono un po' rovinati, eccetera. Però è l'unico modo, avete ragione. Ma infatti, io, nel caso che dopo vado a consigliare nelle varie rubriche mie fumettistiche, cerco di farvi vedere il fumetto che ovviamente io ho per originalità e per apparenza di video, ma poi. Vi dico anche come recuperarlo. Ad esempio, vi parlo di una storia di Batman. Se c'è la storia cartonata trovabile su Amazon, io vi dico recuperatelo da Amazon perché c'è. Io questo vi dico nei video. Perché mi piace darvi la possibilità di recuperarli e essere i più vicini possibile a noi, come dicevamo ieri, Marro. Quindi, di cercare di essere più collegati a noi, vi spiegherò anche come recuperare quel fumetto nell'edizione più recente. Proprio che non dovete andare in fumetteria a scervellarvi. Magari lo trovate su Amazon e siete a posto. Come la creazione al collegaggio tutti per gli episodi. Ecco. Sì, ma infatti alcune cose dovete trovarle per forza in giro. Scusami, Nem, sono sempre qui. Mi sto solo mettendo a suonare. Non ti preoccupare, Cocchi. È bello che stai suonando. Cosa suoni? A me servirebbe World War Hulk. World War Hulk? Io non mi ricordo se ce l'ho. No, World War Hulk. Aspetta, perché World War Hulk. È l'evento? Perché l'altro è Planet Hulk, giusto? Perché mi confondo, perché uno dei due è stato pubblicato dai numeri 124 e 130 di Devil e Hulk, di molto tempo fa, e non mi ricordo se li hanno stampati poi come volumetto. E questo forse è trovabile su Amazon, perché hanno fatto una collezione Marvel chiamata I Grandi Eventi Marvel e pubblicano in formati da 144 pagine, quindi contenente solo l'evento, tipo Civil War, Fear Itself, Secret Invasion, World War Hulk, Planet Hulk, queste robe qui. E quindi ci sono dei volumetti dedicati solo all'evento, ma è solo l'evento. Quindi se vi interessa la lore, vi interessano i tie-in, dovete recuperarvi i fumetti a parte. C'è solo l'evento main, il main event c'è dentro. Io l'ho preso di Civil War, infatti fa cacare. Perché devo recuperare tutti i tie-in che sono tipo 150, quindi non. Cioè, nel senso, vi serve a poco. La guitar, come sempre. No, intendevo che pezzo, se ti stavi esercitando su qualche riff. World è proprio una serie, Nem. Sì, perché appunto è collegata a Planet Hulk, dove lui viene cacciato via, va nel mondo e bla bla bla. Che io non ho letto, però so la lore. Ed è anche una bella serie. Sì. È che appunto originariamente Planet Hulk, appunto, per quello ti dico Marvel, è stata pubblicata su Hulk. Perché era una storyline chiamata Planet Hulk da 6 numeri. Poi hanno fatto l'evento, ma inizialmente era una storyline. Che era su Devil e Hulk dal 124 in poi. Poi è diventato World War Hulk, quindi un evento vero e proprio Marvel. Che è un evento che fa parte della cronologia degli eventi Marvel, come Annihilation, Civil War, Secret Invasion, eccetera. Quindi quello lì l'hanno ripubblicato in volumetto, che appunto è pubblicata in una serie chiamata I Grandi Eventi Marvel. Annihilation anche a me è tanta roba. Io ovviamente ce l'ho nella versione originale, per questo vi stavo dicendo, perché c'è la versione originale che è tipo Marvel Crossover, Marvel miniserie, no? La prima edizione italiana. Poi hanno fatto questa serie che li racchiude in un volumetto unico. Ed è più facile per voi recuperarlo. Probabilmente anche su Amazon, adesso non saprei dirvi. Per questo di fumettino io non ho problemi perché loro campano grazie ai miei soldi quelli di Iris, perché appunto. Nelle fumetterie, principalmente alla Super Gulp e Alastor, abbiamo le caselle. Quindi, la Super Gulp in realtà proprio non ce l'ho, ma semplicemente mi tengo via le robe quando voglio perché sono io. Mentre invece ad Alastor, quella dove dovrei andare a cazzo a lavorare, porca miseria, ho proprio una casella gigante. Cioè, avrò tipo 500 numeri di Spider-Man da parte per farvi capire.
Va bene, Vivi, glielo farò sapere. Se mi doni 150 euro te lo prendo. Che è il prezzo del Rode. È il Rode, sì. Abbiamo preso il Rode NT-USB. Ciao Vivi, come stai, carissimo? Tutto bene? Ti sei svegliato un po' di buon umore? Spero che vi abbiamo dato qualcosa in più con la chiacchierata di ieri. Io purtroppo ho giusto raffreddore e mal di gola, solo quello. Ma comunque anche nel suo interesse di Iris, perché poi comunque ci servirà poi per fare i video, quindi comunque le attrezzature servono. Le attrezzature le stipendiamo noi, i giochi magari ce li potete donare. Se è buono, deduco di sì. Dai, su ragazzi, abbiamo parlato ieri apposta per cercarvi di, insomma, di uscire fuori da certi schemi. Mal di gola. A me ha dato un paio di anime manga da guardare. Sono contento, Rico. Sono contento che hai preso nota. Se volete dei consigli di fumetti, ragazzi, quello che so io ve lo dispenso a voi perché questo è l'importante. Ne abbiamo parlato ieri. Se volete leggere qualcosina, cerco di consigliarvi. Va bene, Jaco, visto che appunto hai detto il coming soon. Bravo, bravo, rubami la gente che già sono malato e già posso fare solo da celle. Bravo, no, no. Va bene, no, 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 Jaco, sei proprio mio. No, 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 ma vai tranquillo, fra. Dopo mi insinuo nella tua live vocalmente, addirittura da cella disco. Giusto per comparire. No, non è vero, scherzo, scherzo. Dopo probabilmente andrò a leggere perché, figa, mi sento la febbre, tipo. Se vuoi venire, lo so che io sono sempre invitato, Jaco, come anche tu da me, lo sai che. Ti voglio bene. E qualche mese mi sono comprato tutto io, CPU, cam, videogiochi. L'unico che sono riuscito a prendere, grazie ai soldi dei subprime, è stato Iron Maiden, che dovrebbe uscire a gennaio se tutto va bene. Ottimo, sono contento, Vivi. Beh, hai fatto comunque. Forse ti ispira, sullo stile di Blue Exorcist e su Litter. Se ti piacciono quelli, ti piacerà anche quello. Anche perché l'autore mi sembra che abbia fatto una di quelle opere lì. Ha fatto proprio su Litter, se non sbaglio. Quindi lo stile è proprio quello. È più vicino a Blue Exorcist, comunque. È figo, mi piace. Mi piacciono i disegni, mi piacciono gli sfondi. Ha un bell'art design. No, Vivi, io ti capisco. È che io sono fatto in un'altra maniera. Io, se devo fare e devo entrare in un ambito nuovo, che sia la musica, che sia lo streaming, eccetera, io mi finanzio da solo perché lavoro, mi interessa fare determinate cose. E anche io me ne sono finanziato, non è solo Iris, io scrivo libri. L'autore è lo stesso di cui lui, infatti, il stile è molto simile. Infatti, ci sta. Ci sta, ci sta. Io mi sono finanziato comunque per essere in streaming, perché comunque io scrivo libri. E all'epoca comunque, nonostante non abbia pubblicato, comunque mi hanno dato dei soldi per i diritti, eccetera. Io comunque sono venuto preparato in streaming, cercando di essere informato, cercando di parlare bene, di avere conoscenza nerd e di avere principalmente le attrezzature. I giochi e queste robe qui possono essere tramite donazioni e quant'altro. Quindi io almeno quello di mio lo spendo di mio, tra me e Iris, perché lei lavora principalmente e finanzia i nostri progetti, come anche l'ufficio e tutto il resto. Quindi questo di nostro lo facciamo il nostro. Poi in realtà a livello di supporto monetario di sub non ne sto quasi avendo, quindi siamo sempre allo stesso punto. Però quella roba lì ci tengo perché anche facendo musica volevo io un buon microfono anche per fare robe mie, che tra l'altro è premio per i sub. Quindi ho cercato di registrare al meglio una traccia audio, una canzone che può essere donata per i sub. Quindi è un impegno che viene innanzitutto da me per mio interesse personale. Non ho ancora finito Soul Eater, mannaggia a me, sono solo 50 episodi e ne ho visti di peggio. Beh, Soul Eater a me non dispiace, tutto sommato, ragazzi. Dopo lo sto tenendo da parte per aiutarmi col monitor. Fortunatamente qualcosina arriva, anche se le sabbie devo sempre aspettare i 100 dollari. Io non li sto neanche ricevendo. Nel senso, adesso ho tre sub, che sono state regalate tra l'altro da Lucky. Cioè Lucky, Adri e Jack sono sub, ma non ho ricevuto granché. Per ora in questo momento non sto ricevendo granché a livello monetario, quindi ripeto, se anche con l'ufficio noi ci guadagneremo tanto meglio, perché noi lavoriamo per questo. Noi stiamo lavorando proprio nel campo nerding, quindi ci piacerebbe anche principalmente io di andare in qualche sito di fumetti e quant'altro per scrivere recensioni, articoli e possibilmente anche dei podcast, tipo la radio con Jack e quant'altro per poter lavorare anche in questi ambiti. Quindi io mi do anche tanto da fare da quel punto di vista. Poi che rientrano i soldi, ben venga. Infatti io non ci penso, tranquillo. È proprio che mi piace a me. Chi se ne finché ci sta la passione? Ovvio, io pertanto prendo le collector, quindi fai tu. Io mi finanzio tutto di mio perché sono, come dicevo ieri, è passione mia di Iris. Noi collezioniamo collector, videogiochi, fumetti, manga, anime, di tutto. Quindi la prima cosa per noi è collezionarle perché ci piace averle. Poi proporlo in streaming, proporlo su YouTube e riguadagnarci è un altro discorso. Se ripeto, volete supportarci, le sub c'è, i bit ci sono, le donazioni ci sono. Quindi.
Kakkomon non ci caga per un cazzo, scatola di plastica tagliato col codice. Azz, mi spiace, Vivi. Ti perdi tante cose belle, secondo me. Un consiglio, una canzone che accompagna bene leggere manga. Non si ascolta musica quando si legge. Per me è completamente sbagliato. Perché distrai dall'atmosfera che il creatore dell'opera ti sta dando. Perché se tu leggi, stai leggendo, non stai ascoltando musica. Se ascolti musica, fai una roba. Se leggi, leggi. C'ho la colpa di giocare su PC, perché giustamente devi farlo anche per lo streaming. Ti capisco, Vivi. Però giustamente se ti vuoi recuperare le console, recuperarti le esclusive, almeno le esclusive, e poi multipiatta su PC, ben venga. È perfetta per un manga, eh beh, immagino. No, ma quando si ascolta musica, si ascolta musica, e quando si legge, assolutamente. Quelle persone le tengo tutti. No, no, ma infatti, dico solo per andare avanti, perché... Le varie saghe importanti tipo come God of War o anche solo i platform classici PS2 come Sly Cooper, Ratchet & Clank, sono stati ristampati comunque per PS3, quindi io sempre cerco di approfittarne. Poi le varie console Nintendo, ieri pomeriggio abbiamo portato abbondantemente del mio amore per un certo personaggino che potete vedere anche qui, aspettate, un certo personaggino che amo. E poi anche di Metroid, quindi insomma sono obbligato per un sacco di cose. Dato te che tieni 300 euro per la collector, 300, anche un po' di più. Se ne vanno via stipendi interi, altro che vivi. Tipo solo tra settembre, ottobre e novembre ne sono uscite tipo 7-8 e le abbiamo messe da parte. Ed è così, è noioso. L'accello cartaceo non mi annoio, non so perché. No, no, io quando devo... Cioè sono abbastanza intransigente su sta roba qui perché... Se uno legge un mio libro mi dà fastidio che... Non dirmi che ti prendi quella con la macchina da scrivere. Aspetta, di quale? Perché tipo quella di Black Ops 4, per dire, c'è cioè quella del forziere, quella lì sì. Di Fallout 76, di Resident Evil 2 Remake. Probabilmente sì, perché Ares è una grande fan, quindi probabilmente sì. Di Fallout dovremmo probabilmente, anzi... ma come di quale? E io avevo capito Red Dead Redemption 2, ragazzi, scusate. In più Resident Evil io quelli vecchi non li ho giocati tanto. Ares è una fan. Sai che costa 850 euro? Se magari scende di prezzo la prendiamo. Per ora non è che li sto acquistando, li ho da parte perché il nostro spacciatore di videogiochi ce le prende. Poi, come anche quella di Fallout, stavo dicendo, Fallout 76 c'è la collector col casco e lo zaino, io la volevo, ma non c'è. Al massimo salirà. Vivi, che ti devo dire? Se uno ha questa passione per queste robe qui, le spende. Se sto prendendo. Se stiamo prendendo anche casa, spendendo 5.000 euro di caparra, fai tu. Quindi non è tanto un problema di soldi, è un problema di interesse. Da 6 di gioco non lo prendo, non mi piace, non è per un gioco così. Cioè, se si può decidere un Hall of Fame, forse lo prendo. Ma io Fallout mi interessava più da collector che il gioco, sinceramente. Se vuoi recuperi che non te ne penti. No, no, ma non è... certo che è un furto, ragazzi. È per quello che siamo abbastanza arrabbiati. L'abbiamo detto anche ieri. No, Vivi, non stavo assolutamente paragonando. Il discorso era diverso. Era di un fattore che già stiamo investendo tanto per alcune cose. E quelle delle collector rimane un investimento che è in parallelo a tutto. Quindi... Figurati di quanto avrò speso già di fumetti, eccetera. Non è un problema di un Resident Evil in collector perché c'ha macchina a scrivere. In più, non si sa neanche quante ne stampano in Italia, ragazzi. Stavo finendo il discorso di Fallout. Perché Fallout 76 in Italia non c'è. Non è disponibile. Perché no, ne stamperanno 10 o 20 al massimo. E quindi da noi in Italia non arriva neanche. Quindi non è tanto quello il problema. Il problema è il fatto che proprio non arriva neanche in Italia la collector. Anche per quanto spendi 1000 euro. Non arriva semplicemente. Lo stampa in Italia esclusiva Jap, è per quello che infatti allora non potremo prenderlo, perché prendendolo in Giappone sarà un po' complicata farcela arrivare, quindi penso che non la prenderemo. E te lo compri il bilocale. Non ho capito, tanto vale che ce ne metti altri e te lo compri, o almeno io la penso così. Così sulla passione è dannoso perché appunto ha la passione. Ma noi facciamo tutti in parallelo, eh. Questa cosa qui la facciamo da 3 anni, mica da ieri. Cioè, non ho capito. Cioè, io colleziono fumetti da 7-8 anni, ci avrò speso 10.000 euro, ragazzi. Cioè, ho 3.000 pezzi, compresi action figure e collector. Non so, è una cosa che faccio da sempre. Non... E
È una cosa di pari passo, se mi interessa una cosa la prendo, perché devo tenermi i soldi? Cioè, per mangiare sono già contati, mi interessa una cosa la prendo, cioè devo vivere ora, non devo vivere tra 10 anni. È sempre dannoso lo speculare sulla passione, ma chi ha appunto la passione se ne frega comunque. Appunto, ma c'è gente che si compra pezzi da 1000 euro anche per i robot, cioè. Ma infatti io non, per la cosa di Resident Evil 2 non la sapevo. Sapevo che c'era quella macchina da scrivere, ma non conoscevo né il prezzo né dove era pubblicata. Infatti non la prenderemo. In Giappone non la puoi prendere. Tutto qua. Infatti io volevo quella di Fallout, perché c'era lo zaino e la maschera. La volevo quella di Fallout, ma da noi non arriva. Il problema è proprio quello. Non c'è da noi in Italia, penso. Non, ne pubblicano pochi in Italia di quel tipo di collector. C'è quella di God of War, c'è quella di Dragon Ball e così via. Ma molte poche poi arrivano. C'è quella di Red Dead Redemption 2, mi sembra. C'è quella di Call of Duty. Ma non è che arrivano tutte le collector, ragazzi. Alcune sono proprio esclusive. Scusate, ma mi fa male la gola. Una cosa 5 anni fa la pagavo 50 euro, mo' parto subito da 100 per esempio. Ma che cazzo ci sta la crisi o la tengo solo io? In realtà la tengo in tutti la crisi. Io anche per quello che sono abbastanza arrabbiato, sia per la questione della casa, sia per il lavoro, perché non me la sta andando. E poi sì, il prezzo dei giochi si è alzato. Ormai la media dei giochi costano 70 euro al lancio. Prima costavano 50 euro, adesso dai 70 le collector 120. Se uno non lo può prendere, non lo può prendere. Vado a leggere The Gamer, ciao e grazie Nem per avermi consigliato sto manhwa o come si scrive. Non ti preoccupare, manhwa, che è coreano, filmato coreano, web. Non ti preoccupare, Riku, buona lettura. In caso ci sentiremo prossima volta. Quindi sono contento che ti piaccia. Eh sì, Maro, è quella la cosa. Ma io tendenzialmente ora, se prendo le robe, i giochi al lancio è solo per le collector. Non prendo più i giochi a 70 euro lisci. Cioè, piuttosto ci spendo 100 euro, ma ho la collector. Se no, non lo prendo. Cioè, lo prendo quando mi serve gi per giocarlo. Per ora prendo solo al lancio. Cioè, al lancio. Ripeto, io per ora non le sto vedendo le collector. Non ci stiamo spendendo soldi. Sono solo messe via. Quando io voglio ritirarle, vado lì, me le ritiro. Considerando anche tutto il retro gaming. Perché devo prendere tante di quelle console che abbiamo anche lì da parte, quindi Nintendo 64, il NES, il Super NES e così via. A noi lo dobbiamo rinnovare il Plus, perché non lo abbiamo rifatto, lo faremo poi. Ma io è proprio quello il problema, Marro. Io comunque i giochi li prendo fisici, non mi piace averli in digitale, anche perché poi la memoria non ti basta. E quindi sei costretto, li riscatti come su Twitch Prime, però a switchare ogni volta la memoria. No, preferisco avere il disco, quando voglio giocare lo inserisco, lo metto, basta. Ormai è così. No, ma lo so per il retro vivi, però bisogna sapersi muovere. Sapere un po' che cosa si vuole al momento e cosa vuoi recuperare. Tipo, se ti giochi AAA, a me fa cagare Steam. Non mi piace a me Steam. Lo trovo un po' la rovina di videogiochi. Perché non mi piace avere il gioco in digitale su computer. Che. No, non lo so, non mi piace a me il digitale. A me il formato in digitale di tutto, che sia lettura o quant'altro, non mi piace. Io devo avere la cosa fisica. Ma ha salvato il mercato PC, appunto, ha salvato il mercato PC, che non è una console. Il PC è una stazione per poter fare qualsiasi cosa nell'operato multimediale della vita e dell'esistenza. È una console all'occorrenza, poi che girano bene i giochi e tutto quello che volete, ma a me fa cagare, perché io sono scomodo a giocare al PC, mi fanno male gli occhi e lo faccio solo per lo streaming. Non sto, io quando mi compro un gioco che sia multipiatti, lo prendo per console, perché è la console che mi fa valere il gioco, non il PC. Il PC mi serve per fare altro, non per giocare, è quello che non mi piace. E poi il digitale mi fa schifo, non mi piace avere il gioco in digitale, non vuol dire niente il gioco in digitale. È come craccarlo per quello che mi riguarda. Perché comunque tu non stai prendendo una copia fisica, non stai pagando quelli che l'hanno sviluppato a livello fisico. Quindi tutti quelli che ti hanno tradotto la scatola in italiano, ti hanno prodotto il disco in italiano. Prenderlo in digitale è come craccarlo. Non mi piace a me. Ma come sia anche nella lettura, nella musica, eccetera. Io devo averlo fisico, non mi piace avere in digitale i giochi.
È come, boh, mezzi fasulli. Poi mi hanno sempre dato, anche per la PS3, scaricato i giochi digitali e figa, metà mi davano problemi, quindi. Secondo me potrebbero stampargli anche i giochi per PC. Infatti dovrei recuperare le vecchie glorie come Left 4 Dead 1 e 2, le varie avventure grafiche stampate per PC. Quelle là le recupero perché è collezionismo di PC vero e proprio, quindi di giochi fatti per PC fisico. Lo so perché non può permetterselo, però a me non piace. Mai mi piacerà, ma come per dire, a me non piace Netflix. Tutti lo elogiano come il sito di streaming, eccetera, ma a me non piace Netflix, per esempio. Perché non mi interessa avere la serie di Daredevil in digitale se poi non posso comprarla. A me mi stanno privando tuttora della collezione in italiano di un personaggio che fumettisticamente sto collezionando e quindi non ho i DVD, perché ci sono i DVD di Netflix, ma sono inglesi, non sono italiani e mai li stamperanno probabilmente. Quindi mi privano di continuare la mia collezione fisica del prodotto di Daredevil. E quindi Netflix mi priva della collezione di Daredevil. Perché? Perché non lo stampano in Italia. E non mi piace, quindi. Eh no, io sono un collezionista completo, non prendo quello, io compro tutto. E ho sempre comprato tutto, nel senso che, come anche i fumetti, magari nelle serie Marvel giustamente dici, per esempio, Spider-Man non mi piace, allora non lo compro. No, io lo compro comunque, lasciando stare che è uno dei miei preferiti, proprio perché se poi arriva un evento in cui c'è anche quel personaggio che non mi piace, io devo sapere la sua storia. Devo sapere tutto di lui, io colleziono tutto quello che è rappresentato in maniera fisica e completa. Ci metterò gli anni, fa niente, ma è la mia passione e il mio modo di vivere, la mia cosiddetta nerding life, la mia vita è basata su queste cose qui. Senza di questo io non vivo, perché già ero caduto in depressione e tutto il resto. La mia esistenza è essere questo adesso, che sia lo streaming, che sia poi YouTube, eccetera. Io mi faccio accompagnare da queste robe qui per tutta la mia vita. Io faccio collezione di queste cose che rappresentano la mia vita. Quindi, ad esempio, tipo un personaggio non mi piace della Marvel o della DC, non mi interessa. Se c'è in italiano io lo compro perché devo leggere anche di lui, anche se non mi piace. È così che si fa. Certo che si può fare se hai risorse economiche. Io non ho detto che ho risorse economiche, sono ricco e allora vaffanculo gli altri, voi siete poveri. No, sto solo dicendo che mi interessa farlo e che quindi non mi piace e non trovo scappatoie. Se io voglio una roba che mi interessa da un certo punto di vista, non cerco la shortcut perché non ho risorse economiche. Mi faccio delle risorse economiche, lavoro, mi impegno e poi faccio quello. Ma non lo condivido. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Posso capire, però ripeto, è un discorso del fisico. È ineccepibile il discorso che faccio. Condividere non conto. Avete ragione, però è un discorso ineccepibile. No, io ripeto, non sto dicendo. Io sono povero in realtà, quella ricca è Ares perché lavora. Io in casa mia sono povero e ho bisogno di lavorare. E anche per quello che sto spingendo tanto sulla questione anche del libro, perché io mi sono sbattuto per 3 anni per il libro. Voi non, molti magari che arrivano nuovi, eccetera, non conoscono la mia vita che ho passato, la mia depressione e tutto il resto. Io ripeto, se non faccio queste robe qui che non colleziono, io mi butto dal quarto piano, non mi interessa niente. E già l'ho provato a fare 3 volte, cioè io sono molto a rischio nella vita, io sono povero. La mia famiglia è molto povera, abbiamo problemi familiari enormi, che da un giorno all'altro potremo vendere la casa e nessuno sa più niente di me perché andrò in Sicilia a vivere, dove non c'è probabilmente neanche internet. E quindi la mia risposta è quello, è fare le robe nerding come dico io. Ho sofferto troppo per non fare quello che mi interessa, quindi adesso che mi interessano determinate cose, spingo su quello che mi interessa. Che poi ci voglia tanti costi, bene, si lavora, si prende il tempo e poi lo si compra. Io non è che sto comprando tutto in 2 giorni, sto spendendo 3.000-4.000 euro per due robe che mi. No, ci sto mettendo 7-8 anni, cioè. Ma dove sono io, Vivi? No. Io sono in un paesino, nella campagna più desolata.
Non so se ce l'hanno in internet, era comunque una battuta sul fatto che dove vivo io in realtà, dove viene mia mamma, è un paesino di campagna in mezzo alle colline. Dove se non stai attento per strada, cioè non è che stai attento per strada, non c'è una strada, cioè praticamente casa mia è qua, subito a destra guardi c'è tipo la collina gigante, c'è una strada che va così, che porta nel nulla. Se tu ti perdi lì non ti ritroverà mai nessuno neanche per 20 anni. Quindi no, ormai io ho perso troppo tempo, sia per la mia relazione passata, sia per altre persone, eccetera, che adesso è il momento di vivere ora per me. Se non vivo ora, mi butto dalla finestra e basta, è finita. Non c'è problema, posso anche farlo da un momento all'altro. Però siccome ho dell'interesse o delle cose da portare a termine, voglio fare quella roba lì, se no non ha senso vivere per me. Ho già perso troppo tempo negli anni passati dietro a cose sbagliate, quindi mi devo muovere adesso, devo avere il lavoro, devo scrivere libri, devo fare streaming, fare YouTube, eccetera, eccetera. Quindi ognuno comunque si prende i suoi tempi per fare le cose. Ma per quello dico, Vivi, ognuno si prende i suoi tempi. Io ci sto mettendo tanto, ragazzi. Cioè, io ho parlato di collector, eccetera, così, che costano migliaia, ma ne avessi una di quelle, cioè, sono solo da parte. Le ritirerò probabilmente tra 6 mesi, se va bene. Perché se non mi danno l'ufficio e non mi danno il lavoro, con quali soldi la prendo? No, no, io ci metto gli anni. Non ho fumetti nuovi da 3-4 mesi. Perché ormai con il fatto della questione del lavoro, con quello che è successo, io sono rimasto. Sono rimasto chiuso in casa, non esco tipo di casa da tipo 3 mesi. Sono messo a leggere tutto quello che avevo, ma non ho più di tanto. Anzi, ho finito le robe, Iris mi deve portare, ma è impegnata con l'ufficio. Adesso mi ha appena scritto e sta bestemmiando come non mai anche lei. E quindi un'altra giornata persa. Yay! Cosa hai detto? In questo momento solo. Ti posso far vedere il poco che ho, perché in questo momento, ripeto, sono tutte via, non le ho io in questo momento. Poi ho vari giochi del Game Boy, ma sono di là. Basta. Perché le altre cose appunto ce le ha sia Aires sia sono da parte nel negozio in cui devo andare. Devo andare nel negozio qui a Bucinasco, che è un'ora di Milano, cioè un'ora di distanza. Caccia caccia. E quello c'ho, sono principalmente giochi masterizzati e pochi, una decina di originali. Ve li farò vedere dopo, ragazzi. Ve li farò vedere più avanti perché farò dei video specializzati, in più devo trasferire tutto nell'ufficio e quindi dovrò lavorare per quello, perché la maggior parte delle cose devo ritirarle. Non sono in casa né mia né di Iris, devo portarle nell'ufficio, devo fare proprio dei veri e propri traslochi con i cartoni, anche di fumetti. Operazione Paper è uno dei miei preferiti. Cioè, qua è pieno, ragazzi, per farvi capire anche quanto è piccola casa mia. Qua è tutto pieno di fumetti. E mi arriva alla vita. Cioè, c'ho tipo un metro di. Praticamente un magazzino qui dentro di fumetti ritirati. E che aspettano solo di essere smistati, di essere catalogati, imbustati e portati nell'ufficio. Quindi. E sto aspettando sta cosa da un anno. Quindi avere problemi di salute in savire. Marro, ti capisco. Ci sto mettendo un po' perché appunto molte robe le devo andare a ritirare, che è un negozio a Bucinasco, gestito da due gemelle, nerding incredibili, hanno le collezioni di tutto il retro, con l'Ecovision, Commodore, hanno tutto, e recupererò quello che mi interessa. Devo recuperare una Nintendo 64, ovviamente tutta cartonata, quindi costerà 50-60 € perché è tutto come se fosse all'epoca degli anni 90, tutto perfetto. Quindi ci metterò un bel po' per quelle robe là e le andrò a recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho tanto da recuperare da quel punto di vista. Recuperarmi tutta la mia saga di Metroid completa. Quindi devo recuperare Super Metroid per lo SNES, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci metto un po'.
E solo stare così in live mi sta distruggendo perché ho un mal di gola della Madonna. Mi fa male la testa, mi sento sudato, come se avessi la febbre. Mamma mia. Poi vabbè, io esagero con le live perché le faccio durare quanto non dovrei perché voglio stare in live e avere contatti con le persone, però è il mio modo di, bene o male, ringraziare quando la gente passa, comunque di stare in compagnia vostra, spero appreziate. Ho parecchio stanco, infatti non so se oggi la farò alla sera perché non. No, Marro, l'ho detto prima, eri sei lì alla una questione dell'agenzia, mi ha scritto. Anch'io l'ho fatto, feci una 14 ore una volta. Non avevo nessuno in live ovviamente perché all'epoca non avevo nessuno col vecchio canale. No, Ares non è qui. Ares doveva pensare di portarmi le robe, però probabilmente non riesce, devo sentirla dopo perché è lì a Corsico per l'agenzia dell'ufficio, per la casa lì. E ha detto che sta bestemmiando perché non gli stanno dicendo nulla. Quindi è una giornata tecnicamente persa, come la maggior parte delle volte. Domani forse dovrebbe esserci la tizia per il lavoro, ma no, ovviamente sicuro quando la chiama le dice no, io non ci sarò al lavoro, quindi se sto meglio, domani vado personalmente a fare i giri e vedere che cosa riesco a fare io di fisico, quindi la leva al pome non ci sarà. E vedrò magari il mio se riesco a stare meglio perché non ce la faccio proprio, non sto per niente bene, penso si veda, anzi scusatemi se appunto non ho fatto gameplay, ma appunto non sto benissimo, volevo comunque fare la live però. Quindi boh, in seguito poi vorrei fare tante cosucce, farle al meglio ovviamente, perché poi comunque vorrei prendere una cam decente, perché al buio non si vede niente. Basta che ci sei. Se lo dite voi, guarda, a me va bene, cioè nel senso, sto facendo 2 ore di live così, voglio dire. Se a voi va bene, ok. Perché ero un po' indeciso se fare nessuna cam si vede al buio. No, perché quella col portatile. Anzi, se la cam è buona pure peggio. Per me è così, adesso mi importa poco con tutto il rispetto. No, no, ma infatti. E dovrò prendere una cam buona e fare in modo che ci sia luce quella sera. Se no, boh. Vediamo come viene. Ah, deve starci una buona luce. Perché io devo prendere la C922. Vabbè, ma quella mi servirà comunque dopo, quindi comunque fa niente. Mi serve comunque per altre robe quella. Non lo so, perché la luce qua la sera non posso tenerla. Anche per quello mi sarei voluto trasferire, andare via da solo abbastanza in fretta col lavoro, ma ci vorrà molto tempo. Perché qui è il salotto, ragazzi, io ho una casa minuscola, quindi i miei disagi continuano. Io in realtà questa qua che vedete non è camera mia, ma è il salotto di casa, dove anche si mangia, come potete vedere. Quindi io vivo, mangio, dormo, puzzo e mi ammalo qui. Quindi il computer è qui dietro, tipo fai conto, questa è la poltrona, qua ci sono i miei che si guardano la TV la sera. Se metto la luce lì, innanzitutto non c'è posto dove metterla perché mi spara flash negli occhi e muoio io di lacrime. In più farebbe luce in tutta la casa e giustamente alle 9, cioè o vado a vivere da solo e mi faccio luce apposta o non serve un cazzo, quindi Ale, quindi anche con una buona cam non si vedrà un cazzo. Mannaggia, quello è una cosa scomoda perché da me non posso proprio metterla la luce, è parecchio. Non ho neanche la presa, perché sotto dove c'è il PC. Adesso stacco, vado a morire. Mi spiace ma ci vorrò un po' prima che passerò da te, perdonami, ma in questo momento non sto neanche tanto bene, quindi adesso probabilmente stacco e vengo a morire con te. Yeah! No, ma ricordatevelo il discorso di ieri che comunque è importante, quindi comunque quelle lì erano cose importanti e rimangono. Io sto cercando comunque di darmi da fare, infatti stavo progettando delle cose carucce da fare con Iris e con la doppiatrice a voce fuori campo. Perché ho delle idee in mente sui progetti futuri del team, quindi spero comunque di realizzarli, o comunque io ci lavoro, poi il resto verrà da sé. Va bene, allora io vi saluto, perché ho fatto 2 ore di live belle piene, e direi che penso sia abbastanza in queste condizioni. Penso anzi che forse
Forse di avere anche probabilmente troppo esagerato perché mi verrà subito dopo la stanchezza e non è il massimo né col raffreddore, col mal di gola e con un po' di febbre. Quindi spero che comunque vi siate divertiti. Se volete chiedermi magari una roba al volo così abbastanza importante, vi rispondo. E se no, ci sentiamo penso domani perché stasera non so se faccio la live perché uno il cellulare sta scarico, quindi non riuscirei a usarlo neanche per leggere la chat dopo, è a 37%, quindi pensate. Fondo il mio cellulare per le live e niente. Va bene. E quando ci vediamo, Marro, magari iniziassi a girare per le cazzo di fiere per il libro, magari sì. E pensa che questa cosa qui me l'avevo promessa già più di un anno fa. Io ero promesso a Lucca Comics e mi hanno detto: ti abbiamo proposto per Lucca Comics. Va bene, è una cosa fighissima, mi emoziona. Non puoi andare a Lucca Comics perché è perché il tuo libro non è ancora pronto. Però hai proposto un ragazzo di 22-23 anni ad andare a Lucca Comics con il suo primo libro con un suo stand. Puttana merda. Quanto cazzo mi dovete rovinare la vita? Vabbè, con queste massime di tristezza, ma comunque stay strong, keep in fight. Io vi saluto, Nemeriano, stay united, Nem state of mind. Ci sentiamo la prossima volta, mi raccomando, fate robe. Comunque godetevi le giornate, cercate di stare su, lasciate stare il mio sguardo, i miei occhi gonfi, comunque sono malato, ma ho la maglietta di Bazinga. Aspetta che mi denudo. Aspetta che mi denudo. Quindi Bazinga a tutti voi e mi raccomando, spero comunque di riprendermi in fretta, in caso comunque io su Telegram, Instagram, Facebook, Twitter rispondo a tutti, quindi vabbè che poi non mi caga nessuno principalmente, però il discorso è comunque valido, quindi mi raccomando, fate cose, fate alloranze. Stay nerd, stay pizza, come dice Vivi. Giustamente, io giustamente dico stay nemeriani, nem state of mind. Peace and love. Ci vediamo la prossima volta.